Hola gente, io sono Lilith e oggi facciamo un paio di chiacchiere. Facciamo un paio di chiacchiere perché ci sono un po' di news e come sempre mi fa piacere rendervene partecipe. In più c'è anche una piccola cosina che mi hanno consigliato di fare alcuni di voi e che comprende direttamente anche voi, quindi non so se possa piacervi come cosa o meno, ma noi ci proviamo. Questa fotocamera fa vedere pure le cicatrici di Dalia. Per prima cosa, ho smesso di fare 10.000 lavoretti e finalmente lavoro solo esclusivamente nello studio di tatuaggi per il quale lavoro a Torino, che amo tantissimo, che mi rende molto felice, che fa di me una persona completa e contenta, senza più tutti gli scazzi di prima, questa frangetta che ho tagliato davvero storta, e quindi mi è molto contenta. A breve forse amplierò, ops, a breve forse amplierò anche con un secondo lavoretto, sempre nel campo dell'arte però digitale, quindi sono proprio contenta, le cose stanno andando alla grande e proprio per questo, per avvicinarmi sempre di più al mio lavoro e anche per avvicinarmi a voi, perché così vi posso vedere anche solo quando vado a fare la spesa e la cosa mi rende molto 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 felice, ho deciso di prendere finalmente casa a Torino. Come molti di voi sanno, io abito in un paesino sperduto nella provincia di Torino e per me già solo venire in centro o queste cose qui diventava una cosa molto faticosa. A Torino ho fatto solo un raduno tanti anni fa, a Milano anche ne ho fatto solo uno e ci ho messo tipo 16 anni ad arrivare con mille ansie, mille panici, vabbè, con tanto panico e così via. Un po' questo, un po' il fatto che voglio venire in centro, voglio venire a vivere in città, un po' il fatto che così mi avvicino al mio lavoro e il mio lavoro di conseguenza mi avvicina a voi perché vedervi entrare in negozio e sentirvi dire ciao Lily, ti seguo da un sacco e volevo fare un tatuaggino perché è un mio piccolo sogno e io divento tutta rossa come il mio ombretto e impazzisco e sono davvero contentissima. Infatti uno dei motivi per cui il mio lavoro sta andando sempre verso il meglio è anche grazie a voi, non smetterò mai di dirvi grazie, 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 grazie come faccio tutti i giorni su Instagram, che siete davvero una parte molto importante per me. E tutto questo parla parla va a finire su Patreon. Perché su Patreon? Perché sì, ho trovato una casa, sì, è molto carina, sì, è vicina allo studio, 10 minuti a piedi, meraviglioso, c'è anche una palestra vicino, così forse mi decido a dimagrire un pochettino, ma ha tanti, 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 tanti problemi. Perché prendere una casa con tanti problemi? Perché costa poco. Costa poco, non ci sono contratti di anni, 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 10.000 mensilità d'anticipo e cose simili, ma ci sono dei lavori da fare. Ieri sera, così presa dall'insonnia, ho deciso di fare una wishlist di Amazon, che per pietà metterò anche sotto nella bio, che non si sa mai nella descrizione del video. Mi sono resa conto che le cose non costano poco come io pensavo, che il mondo dei grandi è molto costoso e che già solo per una tavoletta del cesso nera vado a spendere 40 euro. Quindi tra tavolette del cesso, mociovi Leda, box doccia, materasso, già siamo fuori budget di un'infinità proprio. Parlando con un amico, allora è venuta fuori un'ideona. Perché? Perché io pensavo, mi è venuto alcune persone lo fanno, posso provare a vedere se anch'io magari qualche persona volenterosa tra i miei follower vuole darmi una mano, andare a vivere da sola e quindi aiutarmi a comprare determinate cose della mia wishlist, ma così è brutto, cioè io la trovo una cosa tremenda, non, perché mi dovresti regalare qualcosa? Noi non mi conosci, non ho mai fatto magari niente per te e mi sembrava un po' brutto. Quindi Gioele, mannaggia, c'è sempre le buone idee, mi ha detto perché non apri un Patreon? Apri un Patreon così magari c'è chi ti dona solo 1 euro al mese, però dopo un anno magari ci compri la luce che ti serve per il salotto. C'è chi magari può e ti dona 50 euro al mese, e allora in 2 mesi magari ti compri il box doccia, e in cambio tu gli dai qualcosa, gli dai la tua arte, gli dai
delle line art mensili, delle fan art, delle tavole. Questo fumo mi sta dando fastidio. Delle tavole, degli sconti sui tatuaggi, dei tatuaggi gratuiti. E allora lì mi si è accesa la scintilla. Forse è cambiato qualcosina in inquadratura perché sono andata a prendere l'iPad per farvi vedere questa cosa. Quindi ho effettivamente aperto un profilo Patreon dove no, non pubblicherò nudes come fanno le suicide, ma cercherò di fare qualcosa di produttivo per me, per voi, per la nostra vita. E, se avessi un bel fisico anche io pubblicherei nudes e sarebbe molto più facile pagare tutto ciò che servirà. E c'è una piccola descrizione, però per chi di voi già mi conosce sono cose che già sapete. C'è scritto perché ho aperto il Patreon, che è quello che ho cercato di riassumervi in questi minuti di video, e c'è la wishlist di Amazon per farvi vedere che effettivamente sono cose che magari non tutte, perché magari la piantina da mettere in salotto non mi serve a niente, ma la tavoletta per il gesso e il mociuvileta sono cose che possono essere davvero utili quando uno va a vivere da solo. Ho fatto diverse caselle di diversi livelli, in modo tale che anche chi magari gli fa piacere donare solo 1 euro al mese possa avere qualcosa in cambio. E quindi ho creato la prima da 1 dollaro, in realtà, perché Patreon funziona in dollari, a me questa cosa non piace moltissimo. Dove ci saranno l'accesso ai post Patreon, e su Patreon pubblicherò tutti i post di ciò che faccio che di norma sui social voi non vedete, quindi di come magari studio un video, di come registro un video, e le bozze dei tatuaggi che preparo, cosa uso per tatuare, tutte queste cose qui che magari ogni tanto faccio dei video, dei post, ma sono molto, come dire così, un po' alla buona, mentre qui voglio davvero metterci tutto in modo tale che possiate vedere tutti i retroscena, chiamiamoli così, e un line work a tua scelta. Un line work sono più o meno alcune delle bozze flash che pubblico su Instagram. Adesso ve ne prendo una a casissimo così potete vederla. L'ultima che ho pubblicato, ad esempio, che è disponibile per essere tatuata, questo è un line work. Potete chiedermelo di ciò che volete, quando volete, quanto volete e niente, lo riceverete direttamente sulla vostra mail. Il pacchetto dopo è di 5 dollari, con il quale avrai tutto quello che c'è nel pacchetto precedente, e così ogni volta che va avanti, quindi l'accesso ai post. E al posto di una line work mensile, quindi tutti i mesi riceverete: ehi, Lily, è arrivato il mio turno! E quindi tutti i mesi potrei chiedermi una line work diversa. E in più una tavola digitale. Una tavola digitale vuol dire un disegno digitale con i colori, di quello che vuoi. Vuoi fare il ritratto di famiglia? Facciamo un ritratto di famiglia. Vuoi fare il tuo animale preferito da appenderti in cameretta? Lo facciamo. Vuoi uno sfondo per il tuo cellulare completamente personalizzato? Lo facciamo. Facciamo qualsiasi cosa tu voglia, perché davvero potresti aiutarmi a davvero mettermi a posto. Poi c'è il profilo da 10 dollari, che con tutto quello che c'era prima, quindi accesso ai post, la line work mensile in più, non una ma due tavole. Due tavole e una pubblicazione sui miei profili social. Quindi mi mandate i vostri profili, io vi spammo, anche se non è molto, ma vi spammo per quello che posso. Quella dopo ancora, che è da 20, ha l'accesso ai post, la line work mensile a vostra scelta, le due tavole, la pubblicazione sui profili social e un buono sconto da 10 euro su un tatuaggio a partire da 80. Quindi anche qui magari non è moltissimo, però avete uno sconticino su un tatuaggio, e un tatuaggio vi rimane lì per tutta la vita, come la tavoletta del gesso, si spera. Quello dopo, ancora più alto, da 50, al quale penso nessuno parteciperà mai, anche se pregando Dio ogni tanto ci si spera, che con lo stesso posto, la line work mensile, le due tavole, una pubblicazione sui miei profili social, al posto di 10, 20 euro di sconto su un tatuaggio e un caffè a casa di Lilith. Sì. Ho deciso che per ringraziarvi vi faccio venire a casa mia e vi dico grazie, ti offro tutto quello che vuoi, ti faccio anche una torta, se vuoi un cioccolatino, un muffin, passiamo la giornata insieme, andiamo a fare shopping. Davvero,
Sto impazzendo, si vede. Si vede che è davvero importante per me, sì. E poi c'è quella ancora dopo, che è l'ultima, alla quale penso che proprio neanche pregando Dio qualcuno parteciperà, perché è davvero qui, che è da 100 dollari, che con l'accesso, le line work mensili, le due tavole, la pubblicazione, le sto imparando a memoria, lo sconto di 20 euro sul tatuaggio, il caffè a casa di Lily. E anche un flash in regalo. Questo vuol dire che è un tatuaggio in regalo di al massimo 10 centimetri, perché io poi i materiali li pagherò allo studio al posto vostro e vi regalerò un tatuaggio a vostra scelta. Basta che sia massimo 10 centimetri. Ora, io non so se tutto questo possa interessare a qualcuno, se possa sembrare un simile ai tizi che fuori al supermercato ti chiedono le monetine, o se può sembrare una cosa carina, uno scambio equo, uno scambio carino, non lo so. Ho deciso di provarci e spero che l'idea di Gioele abbia effettivamente qualcosa di funzionale, perché davvero sarebbe la completezza momentanea della mia indipendenza e di tutto ciò di cui ho bisogno ora. Detto questo, spero che tutta questa idea vi sia piaciuta. Spero che magari anche solo un dollaro, non lo so, così vi venga voglia di mandarlo. Spero che andiate a vedere il profilo anche solo senza donare niente, così tanto per. Sotto in descrizione trovate come sempre tutti i miei altri profili social, così se non mi conoscete potete andare a vedere i miei lavori e capire bene o male di cosa stiamo parlando, tra tatuaggi, tavole digitali, line art e tutto quanto. I miei altri profili social dove faccio la pazzerella, così come sa, questo ombretto è davvero bello. I codici sconto che le aziende mi danno, se me li danno, e niente, ci vediamo presto prestissimo con un nuovo video. E vi adoro. E grazie per aver visto tutto fino alla fine, se l'hai visto.